Siano lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra la memoria del grande Papa San Pio X, un Papa che è stato una benedizione per la Santa Madre Chiesa all'inizio del secolo XX, ecco, circa poco più di 10 anni di pontificato, in cui realizzò tantissime cose ottime per la Chiesa, sia da un punto di vista liturgico, canonico, le basi per quello che sarebbe stato il codice del 1917, la promozione del culto eucaristico, l'aver incrementato e autorizzato la comunione quotidiana al Santissimo Sacramento, ecco, ma la sua grande opera pontificale fu la difesa della Chiesa dal dilagare di quella che lui chiamò la madre e la summa di tutte le eresie, che era il modernismo, che lui riuscì ad arginare, ma che purtroppo poi, dopo San Pio X, nel corso del tempo ha trovato il modo di tornare all'assalto con forme mutate ma non meno pericolose, attanagliando vari settori della vita della Chiesa e combinando guai, insomma, che ancora ne stiamo in parte pagando le conseguenze. È noto che a molti, forse non a tutti, che San Pio X scrisse di proprio pugno un atto che si è noto come giuramento antimodernista, che dovevano fare tutte quante le persone incaricate di pubblici servizi nella Chiesa, a cominciare dai chierici, che a quei tempi dovevano essere promossi agli ordini maggiori, ai confessori, i predicatori ufficiali, parroci, canonici, ufficiali delle curie, vicario generale, giudici, i predicatori quaresimali, tutti gli ufficiali delle congregazioni romane, i superiori e i docenti delle famiglie delle congregazioni religiose. Dovevano proprio ufficialmente recitare questo atto scritto da San Pio X, che cercava di arginare alcuni, ecco, degli errori che vanno sotto questo movimento variegato, ecco, di dottrine teologiche che confluì nel modernismo. Io vorrei ricordare, insomma, questi testi. Adesso da Paolo VI in poi è caduto in desuetudine, non c'è stata una vera e propria abrogazione, a quanto ne so, di questo, no? Anche se venne abolito senza che ci fosse un documento ufficiale che ne parlasse dell'abolizione. Ma volevo sintetizzare gli errori che proprio nel giuramento antimodernista sono stigmatizzati. Il primo è quello della non possibilità di conoscere Dio con la luce della ragione naturale attraverso le opere da lui compiute, per mezzo cioè delle opere visibili della creazione, che fu un dogma sancito dal Concilio Vaticano I e che i modernisti mettevano in dubbio. La seconda cosa, un tema tipico dell'apologetica cattolica, cioè che le prove esteriori cosiddette della rivelazione, cioè i miracoli e le profezie, erano per volontà di Dio offerte all'intelletto come segni certi dell'origine divina della religione cristiana e quindi coadiutori nell'atto di fede che comunque bisogna fare per aderirvi, e quindi validi per gli uomini e per l'intelligenza di ogni luogo e di ogni tempo. Appunto, anche questo che veniva messo in discussione dai modernisti. Ancora, la natura soprannaturale della Chiesa, istituita direttamente da Gesù Cristo, quindi non da volontà umana, e fondata su Pietro, capo degli Apostoli, e sui suoi successori attraverso i secoli. Il quarto punto del giuramento antimodernista prevedeva l'accoglienza della dottrina della fede trasmessa dagli apostoli, rigettando quell'idea ambigua della cosiddetta evoluzione dei dogmi da un significato all'altro, di differente da quello che la Chiesa avrebbe tenuto all'inizio, e al tempo stesso la difesa del deposito divino come intoccabile, appunto semplicemente lasciato alla sposa di Cristo perché lo custodisca e non perché lo alterasse o perché lo sostituisse con qualche ritrovato filosofico creazione della coscienza umana. Ancora, il quinto punto,
parla della fede come virtù teologale, ecco, fondata su un atto dell'intelletto e della volontà, come insegnava San Tommaso d'Aquino, e quindi ad un assenso, ad una ripredicazione creduta come vera a causa dell'autorità di Dio che ce l'ha posta, e non semplicemente un vago sentimento religioso e rompente dalle latebre della subcoscienza, ecco, per impulso del cuore ed un'inclinazione della volontà informata in un certo modo, ma appunto un vero assenso dell'intelletto alla verità acquisita estrinsecamente con la predicazione. C'erano ancora degli ultimi punti, che erano quelli trattati dal Papa nella Pascendi e nel Decreto Lamentabili, cioè, primo, la supposta contraddizione della fede, questo è stato un tema purtroppo molte volte proposto negli anni seguenti, con la storia, e l'incompatibilità dei dogmi cattolici, così come formulati dai concili e dal Magistero, con le origini più autentiche della fede cattolica. Ancora, la scissione, la dicotomia, paventata da alcuni, da parte dei cosiddetti studiosi scientifici, cioè coloro che possono, potrebbero, quando si accostano allo studio anche di cose sacre, scindere la figura del credente dalla figura dello storico, e quindi sostenere tesi che di per sé contraddirebbero la fede del credente. Ancora di più nello studio della Sacra Scrittura, la pretesa di mettere da parte la tradizione della Chiesa, l'analogia della fede, le regole della sede apostolica e ricorrere a metodi razionalisti per interpretare i testi sacri in modo più o meno supposto scientifico. E infine, coloro che in forza dell'autorità di insegnamento ricevuto pensano di poter interpretare gli scritti, in particolare dei padri della Chiesa, oltre che i testi sacri, al di fuori di ogni autorità sacra, quindi di riferimenti e di necessari confronti con ciò che la Chiesa pensa dell'interpretazione di questi testi, semplicemente in base ai principi della scienza e a quella libertà di giudizio che è ammessa certamente per l'esame di un qualunque documento profano, ma non per quelli santi. Insomma, chi è stato un pochino addentro anche a università ecclesiastiche e ad ambienti ecclesiali sa che queste tematiche, che possano sembrare in parte forse un pochino astratte, ma nonostante questo, quindi nonostante lustri, decenni in cui si è cercato di arginare anche attraverso il ricorso a questo strumento questi pericoli, non sono del tutto, ahimè, terminati. Qui preghiamo il Signore anche per l'intercessione di San Pio X, che protegga sempre la Chiesa e la preservi da ogni errore o possibile deviazione, che non può mai colpire la Chiesa in quanto tale, che rimane sempre pura e santa, è infallibile e indefettibile, ma alcuni suoi figli, alcuni suoi uomini purtroppo sì, e quando questo accade si vanno diffondendo, insomma, fenomeni di confusione dottrinale e di disordine che non fanno bene né alla Chiesa stessa né soprattutto al bene supremo della Chiesa, che insieme alla gloria di Dio è sempre la salvezza delle anime. Siano lodati Gesù e Maria.